Adesso signore, io vi spiego questo rombo come faccio a fare, perché penso di averlo inventato io, perché non l'ho visto scritto in nessun libro. Ecco, metto sui fili così, e poi un filo giù e l'altro lo metto qua. Adesso ho incominciato per questioni di tempo. Prima ho messo su un filo di spago grosso, spago da cucina. Dopo poi vi spiego il motivo. Adesso metto sui fili così, mi vuole 12 fili per fare questo rombo. Uno giù e uno su. Su, finché non ho messo su tutti i 12 fili. Adesso il conto che devono essere 12, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Poi faccio su un massettino, così. Lato e poi lo punto qua, che vengo bello tirato. Ecco. Adesso divido i 6 fili. 2, 4, 6 e 2, 4, 6 e comincio a fare il cordoncino. Prendo sempre qui un filo che mi serve da portanodi. Giro il cordoncino, primo filo sempre portanodi, punto e faccio da quest'altra parte, lavoro specchio, quindi primo filo che mi serve da portanodi.
giro. Punto, lascio indietro i due fili di qua e due di là e poi lavoro in mezzo con gli 8 fili, 4 in mezzo e 2 di qua e 2 di là e faccio il nodo piatto, tutti e due uguali, così. Fermo e faccio il cordoncino, sempre il primo filo porta nodi, così, giro. Ecco. Adesso incomincio dall'altra parte. Faccio il lavoro specchio, primo filo porta nodi, comincio l'altro rombo, prendi due, uno di qua e uno di là e faccio lo stesso modo come si fa a fare i cordoncini, così. Ecco, qui bisogna stare attenti di tenere bene la distanza. Faccio il primo cordoncino anche di qua, prendo il filo di qua che mi serve da posto nodi, ecco, giro, primo filo ancora porta nodi,
due fili di qua e due di là, faccio lo stesso lavoro che ho fatto con l'altro rombo e faccio in modo piatto. Incomincio a fare l'altro cornicino. Parte è tutto, non sempre puntare, così vengono fatti meglio. E le punti, i due portano due assieme, sempre un modo come a fare il cornicino. Ecco, adesso faccio un altro rombo qui in mezzo. Prendo i due fili portanodi, questo mi serve da portanodi quando faccio il cornicino. Ecco. Adesso comincio a lavorare di qua. Secondo cordoncino. Thank you.
adesso faccio in modo piatto e poi li lascio di qua, di qua, due in mezzo, una parte, in modo quattro in mezzo, due di qua e due di là, in modo piatto. Quando si fa qui bisogna stare attenti di dividere bene i fili, perché se manca un filo oppure è in più non si va più avanti, perché dopo manca dall'altra parte, bisogna disfare tutto. Adesso qui c'è da stare attenti, notate bene come ho fatto. Qua ho messo su un portanodi, un filo portanodi, vi faccio vedere, e poi l'ho attaccato qua, così tirato. Qui ho messo su due fili doppi nell'angolo, perché deve fare l'angolo. E due fili li ho aggiunti qui per fare il cordoncino, perché mi rimaneva troppo buco. Adesso due fili doppi li metto anche qua, faccio vedere, perché rimane il buco, deve fare il cordoncino pari. Si cresce due fili qui. Per fare il cordoncino pieno. Ecco, poi se lo tiro su qui. Però io qui faccio tre nodi ogni filo, perché altrimenti verrebbe troppo fitto. È bello che sia un po' trasparente questo lavoro. Così, tre nodi, così. Non due nodi come si fa di solito. Ecco.
qui sono nella punta. Devo aggiungere ancora perché altrimenti si fa la curva. Adesso lo metto su, dove l'ho fatto, così. Due, così doppi che diventano quattro fili, due, e poi altri due. Stretti bene e poi faccio la curva, il punto lì, così. E poi adesso faccio il cordoncino per quegli fili lì, servono per fare l'angolo bene, altrimenti non farebbe l'angolo. Ecco, e vado sempre avanti con il filo di portanodi del cordoncino, sempre tre nodi. Adesso metto su altri due fili doppi, no, due fili, così. Però qui li metto su uno alla volta, non come là che ho messo su doppi, qui li metto su uno alla volta così. Adesso faccio il cordoncino, altrimenti mi rimarrebbe il vuoto qui nel cordoncino, così invece viene tutto pieno. E tre nodi, e così. Adesso metto su altri due fili da chiudere il buco. Metto su uno alla volta, così. Grazie.
Adesso metto su altri due fili, che diventa un quarto. Li metto su uno alla volta, come ho fatto là prima. Così. E quindi in mezzo ne metto su due doppi, che diventano quattro fili perché è proprio l'angolo. E un filo qua, mi aiuto con l'uncinetto. Così come metto su una volta ne metto su quattro, così, ecco. E poi adesso faccio il cordoncino di questi quattro fili. Questo si mette su così perché deve fare l'angolo. Altrimenti non porterebbe. Ecco, poi va puntato qui, così, e fermo qua il filo. Ecco, adesso faccio le colonnine, appunto catena. Incomincio qui in mezzo. Tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro e cinque. Cinque.
3, 4, 5, la finisco dopo. Quanto faccio questa qui? Mi fermo qui. Adesso metto su un altro filo. Adesso metto su un altro portanodi che faccio il cordoncino. E poi incomincio a fare il cordoncino, così. Ecco che si è ben tirato. E sempre tenuti anche in questo cordoncino.
adesso qui metto su due fili così, perché mi manca i fili da fare la barretta qui nell'angolo, ecco così, poi prendo giù i due. Ecco, adesso faccio la barretta, punto catena come la prima. 2, 3, 4 e 5, ecco, così questo è quello che fa l'angolo. Adesso metto su l'ultimo filo per fare il giro per fermarlo, l'ultimo cordoncino da fermare con l'uncinetto. Ecco, tacco qua. Però ho usato il filo numero 5, l'ultimo giro io uso il numero 8 perché mi viene un po' più sottile e viene fermato meglio con l'uncinetto, perché anche l'ultima fermatura la faccio con il numero 8, sempre 3 nodi ogni filo. Questo qui sarebbe l'ultimo giro, l'ultimo con l'uncinetto che si fanno. Distanziato. E sempre 3 nodi ogni giro.
Questo, adesso abbiamo fatto un mezzo rombo, adesso spunto tutto perché abbiamo finito la metà.